Benvenuti a una nuova puntata di European Affair Talks, il nostro appuntamento con le eccellenze. Oggi siamo con la dottoressa Antonella Marzala, esperta di politiche del lavoro, dirigente di ANPAL Servizi, agenzia a partecipazione pubblica che tutti conosciamo, presso cui svolge la propria attività dal 98 e soprattutto la persona che ha grandissima esperienza in tutto il settore del welfare aziendale e soprattutto dei nuovi modelli flessibili di lavoro. Benvenuta, dottoressa Marzala. Buonasera, salve. Noi l'abbiamo invitata oggi nella nostra puntata di European Talks per cercare di comprendere meglio quello che è lo sviluppo delle modalità di svolgimento nel mondo del lavoro che si sono evidenziate anche a causa dell'emergenza Covid che stiamo vivendo, quindi lo sviluppo dello smart working che fino a qualche mese fa si stava implementando nelle varie aziende, ma con una certa lentezza. Invece da marzo, a causa del Covid, ha avuto un'accelerazione prepotente in tutti i modelli aziendali. Oggi la maggior parte delle aziende ha scelto questa modalità di lavoro per cercare di salvaguardare la salute dei dipendenti, ma anche e soprattutto per non interrompere la propria produzione. Il Covid, quali sono le sfide che ha portato al mondo del lavoro, dottoressa, secondo lei? Il Covid ha profondamente mutato la dimensione spazio-temporale del lavoro e non soltanto del lavoro, in genere di tutta la nostra vita. Siamo stati da un giorno all'altro in qualche modo costretti a riorganizzarci e quindi per quanto possibile ad utilizzare le tecnologie. Le aziende velocemente si sono messe in discussione dal punto di vista organizzativo per consentire ai propri dipendenti di continuare a svolgere le proprie attività anche a distanza. In realtà lo cominciamo a constatare, visto che poi dopo la prima ondata abbiamo avuto anche la seconda, non si è trattato di un vero e proprio smart working. Il lavoro smart è un lavoro che si porta dietro il lavoro per obiettivi, che si porta dietro una certa autonomia nella possibilità di organizzarsi per rispondere alle esigenze delle aziende per cui si lavora e nel caso delle pubbliche amministrazioni per rispondere anche alla garanzia di alcuni servizi e quindi aver di fronte non soltanto gli impegni contrattuali che derivano dall'essere dipendente o collaboratore di qualcuno, ma la grande responsabilità di continuare a offrire servizi e in qualche modo anche di migliorare questi servizi che si offrono alla cittadinanza. Adesso ci comincia un po' a pesare, cominciamo a capire che non è proprio uno smart working, è un'attività che svolgiamo forzatamente da casa e ci cominciano a mancare quegli aspetti che sono legati alla socialità, che sono legati a rapporti tra le persone, che in qualche modo fanno parte della dimensione lavorativa e umana e che inevitabilmente anche dopo il Covid, malgrado il lavorare in maniera flessibile nelle sue varie sfaccettature, avrà sicuramente uno sviluppo, speriamo una configurazione migliore di quella che abbiamo dovuto subire in questo periodo, sicuramente il Covid ci porterà dei cambiamenti molto radicali. No, la sfida non è solo nella capacità di poter continuare a lavorare in una modalità flessibile o comunque da casa, ma la sfida credo sia anche nella formazione dei dirigenti che poi devono gestire queste nuove strutture con dei nuovi modelli, evidentemente, che devono prevedere anche il diritto al distacco, che devono prevedere anche nuove capacità di motivazione e di gestione del personale. È una sfida molto forte anche questa. Sì, è una sfida molto forte che riguarda soprattutto i dirigenti, con alcune specificità diverse dal privato al pubblico. In realtà è una sfida che riguarda tutta la società, perché noi col Covid abbiamo visto come cambia la dimensione della città rispetto al traffico, rispetto all'uso dei mezzi pubblici, rispetto alla mobilità, rispetto ai tempi, rispetto ai servizi, rispetto alle scuole.
E quindi è evidente che c'è bisogno di una riconsiderazione complessiva della dimensione spazio-temporale della vita e non soltanto del lavoro. Questa è una sfida importante che dobbiamo cogliere, anche per l'impatto che ha sulla vivibilità degli spazi, sulla nostra vita quotidiana, sull'ambiente e tutte le cose che abbiamo imparato a conoscere e magari ad approfondire velocemente in questo periodo. Dall'altro lato c'è questa grande esigenza di introdurre all'interno delle aziende delle tecniche di pianificazione e di progettazione che sono evidentemente imprescindibili per l'organizzazione del lavoro. In qualche modo noi siamo stati abituati a vivere semplicemente la presenza come una modalità per misurare l'effettiva produttività delle persone. È scontato ormai che non è così. Ma allo stesso tempo dobbiamo, soprattutto i dirigenti, imparare a ridefinire tutto l'impianto del lavoro che deve essere fatto collegandolo sempre di più ai risultati e collegandolo sempre di più agli obiettivi. Cosa non ho fatto semplice e affatto scontata. Quindi io sono convinta che nel post-Covid ci sarà forse una grande opportunità di rivedere complessivamente la flessibilità degli orari di lavoro e la riorganizzazione dei tempi anche delle città. Flessibilità che si porta dietro un'organizzazione e un uso migliore di tutti gli schemi possibili che si possono attivare all'interno delle aziende, dagli orari di ingresso e di uscita, dalla possibilità per alcune giornate di decidere dove lavorare, se si lavora in ufficio o si lavora fuori dall'ufficio. E avremo di fronte anche sfide enormi che riguarderanno la possibilità di lavorare anche in team con persone sparse in tutto il territorio nazionale, ma forse anche al di fuori del territorio nazionale. Quindi la dinamica non sarà più dipendente, collaboratore, dipendente e dirigente, sarà una dinamica più complessiva che inevitabilmente rimetterà in discussione, addirittura io dico, i paradigmi di fondo del modo fordista o gerarchico di organizzare il lavoro fino ad ora. Certo. Vedremo gli effetti velocemente, perché naturalmente impatta su tantissime persone, quindi anche, come dire, fare statistica sarà facile. È un modello che ha tanti vantaggi, però crea anche parecchi problemi. Ora, parlando dei vantaggi, questa flessibilità di lavoro, di organizzazione del tempo, può a sua volta essere d'aiuto, per esempio, per le donne, per cercare finalmente di equilibrare la loro vita tra l'esigenza di una crescita professionale e quella di una crescita familiare? È una domanda difficile perché la risposta potrebbe essere scontata e verrebbe da dire sì. Dal mio punto di vista, che ho approcciato questi temi in un'ottica, si dice tecnicamente no gender, e quindi non specificatamente collegata al genere femminile, la rivisitazione della dimensione spazio-temporale coinvolge tutti. E non c'è dubbio che se le aziende, ma anche le città, quindi significa gli orari degli uffici, gli orari di escursione, l'organizzazione dei mezzi pubblici si adatta, non è una cosa collegata semplicemente alle donne. È evidente che si creano degli spazi di flessibilità e di autonomia, per cui le persone che hanno maggiori esigenze di conciliazione, ma che sono i caregiver, sono quelli che evidentemente si occupano degli anziani, sono quelli che si occupano dei bambini, in un'ottica magari di una migliore e maggiore condivisione tra uomini e donne dei servizi di cura, problematica che nel nostro paese continua a essere, insomma, abbastanza rilevante, anche se i giovani padri continuano a mostrare una attenzione maggiore anche alla gestione dei bambini piccoli o alla gestione di tutti quegli spazi di gioco e di educazione, quindi non soltanto ludici, che in genere riguardavano le mamme o nel nostro paese i nonni. Quindi mi verrebbe da dire sì, in un'ottica di equilibrio vita-lavoro che però deve coinvolgere sempre di più anche gli uomini, perché se no in alternativa le donne che si ritrovano a casa a lavorare, che magari hanno più tempo per stare a casa, devono contemporaneamente lavorare
ma devo contemporaneamente fare esattamente tutte le cose che facevano prima. Quindi non vorrei che se non si ripensa il sistema del libro vita lavoro anche in un'ottica di maggiori servizi disponibili, servizi che abbiano un costo accessibile a tutti e che non siano riservati semplicemente a quelli che si possono permettere. Servizi che devono riguardare i bambini, non soltanto molto piccoli, quindi i nidi, ma che devono riguardare gli spazi ludici e educativi anche dei bambini e degli adolescenti. Quindi se non c'è un'infrastrutturazione sociale un po' diversa, è evidente che questo non potrà accadere. Le donne finirebbero con l'essere al solito le vittime, non quelle che si liberano tempo per la loro vita e per realizzarsi. Aggiungo che è stato evidente anche a causa del Covid come tutta la problematica che riguarda il welfare aziendale, che sono tutti quei servizi che le aziende mettono a disposizione, e in Italia dopo la riforma del 2016 ormai sono quasi 3 milioni le persone che possono usufruire di welfare aziendale, e questo welfare molto probabilmente sarà sempre più collegato al territorio, alla medicina del territorio, alla prevenzione, alla gestione dei trasporti, e quindi ci sarà anche in caso una rivisitazione dei servizi di welfare che attualmente sono sostenuti anche a livello fiscale in Italia e che da quando sono stati riformati hanno avuto uno sviluppo, seppur graduale, ma comunque uno sviluppo molto importante. Abbiamo parlato di formazione e quanto sia importante la formazione in questo settore, e lei fa parte dei docenti del master di primo livello per esperto in servizi e politiche del lavoro. Quali sono le caratteristiche più importanti di questo master? Io sono contenta di essere stata chiamata a partecipare a questo master e sono contenta che fra le politiche del lavoro, in senso molto ampio evidentemente, sia stato dato spazio sia alla dimensione dell'organizzazione del lavoro rispetto alla flessibilità degli orari, sia agli aspetti del welfare. Sono entrambe dinamiche poco conosciute, magari anche dal punto di vista tecnico, mentre c'è molto da conoscere e molto da approfondire, sia dal punto di vista di casi concreti di aziende che hanno adottato all'interno questi schemi flessibili, che sono stati per più anche associate a dinamiche di mobilità interna, a dinamiche formative, sia a tutti quegli aspetti che riguardano anche il welfare aziendale, che all'interno può ricomprendere anche la formazione. Quindi sono convinta che partecipare a questo master, insomma, dove darò il mio contributo, che spero sia molto concreto e molto legato alle tecniche per arrivare a definire questi ambienti più flessibili, a conoscere di più il welfare, possa essere d'aiuto sia ai dirigenti, sia anche a persone che approcciano queste tematiche per approfondire questi temi, soprattutto dal punto di vista pratico e teorico. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi in questo appuntamento di European Talks. Spero di averla nostra ospite in futuro per parlare più approfonditamente di altri temi legati alle politiche per il welfare aziendale e delle flessibilità dell'orario, cosa che sarà comunque di grande interesse per i prossimi anni, perché purtroppo sappiamo che questa emergenza non si concluderà presto, ma che comunque ha dato il via a una trasformazione, e possiamo dire epocale, dei modelli di lavoro, sulla quale bisogna avere grande attenzione, perché come tutte le grandi rivoluzioni naturalmente potrebbe prendere, diciamo, delle pieghe non previste sui vari contratti di lavoro e sulla capacità di erogare anche il lavoro richiesto nelle prestazioni da parte dei dipendenti o degli operatori. Grazie ancora per essere stata con noi, dottoressa. Grazie a voi, vi auguro una buona serata, arrivederci. A tutti quanti do appuntamento alla prossima puntata di European Affairs Talks, sempre su europeanaffairs.it, sempre con noi. Arrivederci. Arrivederci.